Innanzitutto un ringraziamento all'onorevole Solezzi per essere con noi oggi alla presentazione della legge di riconoscimento delle comunità intenzionali che è stata promossa dalla Rete Italiana dei Villaggi Ecologici, dalla CONACREIS, cioè Coordinamento Nazionale delle Associazioni e Comunità di Ricerca Etica Interiore e Spirituale, dalla Rete Nazionale Co-Housing e da RIES, ovvero dalla Rete Italiana di Economia Solidale. Questo momento è importante perché questa legge ha un antico iter, addirittura era stata formulata già nel 2008, poi nel 2010 è stata presentata da Giovanni Melandri, poi è stata presentata da Mirko Busto del Movimento 5 Stelle e poi è stata riscritta anche in relazione all'approvazione della legge del terzo settore e quindi la necessità di uniformarla a tutta una serie di nuove disposizioni che erano state che erano avvenute nel frattempo. Quello che è importante ricordare relativamente a questa legge è il riconoscimento del valore civile e sociale delle comunità intenzionali in quanto progetti di vita comunitaria ispirati alla collaborazione e solidarietà sociale, economica, culturale tra gli aderenti che si impegnano in forme di convivenza continuativa e condivisione di beni e spazi comuni, nonché ad impiegare modalità gestionali e decisionali partecipative. Le comunità intenzionali svolgono attività in favore della collettività riguardo alla tutela dell'ambiente e del territorio e collaborano con le pubbliche amministrazioni nella gestione di beni pubblici tramite convenzioni, con la valorizzazione degli usi civici, con il proprio impegno etico-spirituale finalizzato al benessere dei membri e della collettività. Oggi sono presenti rappresentanti delle diverse associazioni che hanno elaborato questa legge, tra queste ovviamente anche la rete, l'associazione Rete Salus, di cui è in questo momento rappresentante Milena Santoni, e avremo anche il piacere di avviare l'iter dei diversi relatori che si succederanno a questo tavolo. Innanzitutto, grazie onorevole Solezzi, a lei la parola. Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie di tante cose, grazie perché io sono qui da più di 8 anni e quando arriva una proposta matura, vissuta da ultradecennale, è per noi anche più facile perché sono attività che hanno visto una loro vita, una loro sostenibilità e una loro attrattività e soprattutto una futuribilità, cioè riuscire a trovare qualche iniziativa che possa tenere il futuro della nostra specie, del nostro modo di stare in comunità. Io ho avuto l'onore di ricevere
dal collega Mirko Busto, è stato detto un po' la storia di questa proposta, il testo che poi è stato, e ringrazio ulteriormente, è stato poi rivisto proprio dai vari referenti delle diverse realtà delle comunità intenzionali. Io dicevo prima che proprio 2 giorni fa si è tenuto un altro incontro parlando di comunità energetiche rinnovabili che sono state appunto aumentate nella loro possibilità di nascita, anche nel loro finanziamento e nella cultura. Però credo una cosa, stavo cercando una parola stamattina sul dizionario di greco per capire un attimino come si potrebbe definire un qualcosa di più. E allora non ho trovato io una parola, perché adesso è un po' che non mi metto a fare versioni e quant'altro, però pensavo al termine di sincomunia, cioè cercare di integrare di più i vari tipi di comunità e far sapere al resto del mondo che ci sono già realtà mature che hanno già affrontato quelle che possono sembrare difficoltà insormontabili. Io ho provato adesso nella mia esperienza, avevo fondato un gruppo di acquisto solidale nel 2009, poi una cooperativa di consumatori nel 2012, e ci sono state varie difficoltà, però sono state comunque esperienze positive. Io credo in quel di Mantova. E poi addirittura avevamo acquistato un terreno con il gruppo di acquisto terreni, e sono state esperienze positive. Adesso sulle comunità energetiche, così in qualche modo aiutate dalla normativa italiana e anche europea, è necessario probabilmente fare questo passaggio di confronto con chi queste comunità le vive da decenni. L'Italia ha probabilmente la prima comunità energetica del mondo, che è nata intorno al 1920 nell'Alto Adige, era legata anche al discorso dell'idroelettrico. È chiaro che comunità intenzionali prevedono una condivisione di tanti aspetti di mutuo aiuto, di gestione economica condivisa e di riutilizzo. Poi ognuno ha la sua spiritualità e magari anche la sua religione, però è chiaro che ci sono aspetti importanti usciti da varie fonti, diciamo comunque autorevoli, quando si parla di cultura dello scarto, quando si parla di ecologia integrale, la troviamo in encicliche papali, la troviamo in documenti di tante altre estrazioni, ma in ogni caso vanno verso un po' il futuro dell'uomo, che deve essere quello di valutare il suo vicino come una fonte di aiuto e di futuro. Con questa proposta si intende regolamentare meglio le comunità esistenti, mirando ad alzare il livello e migliorare la qualità di vita di chi sta, garantendo un riconoscimento, perché sennò sembra sempre che ci sia una società fuori dalla società. Invece probabilmente la società intesa come Stato sempre di più dovrà avvalersi di questo tipo di forme di convivenza, queste forme di condivisione, perché probabilmente è l'unica maniera. Noi non possiamo in Italia pensare di avere una sovranità alimentare, una sovranità energetica così limitata, perché siamo esposti davvero a mille problemi, siamo esposti a un portacontainer che si blocca in un canale, quindi questo non è assolutamente possibile. Poi io ero stato ospite online del vostro con recente convegno, e a settembre e lì era stato bello anche vedere l'aspetto sanitario. Siamo una società dove si parla appunto tanto di questi aspetti negativi, di questa crisi ambientale, sociale, di questa sindemia, e questa parola che oggi mi invento io, che è sincomunia, invece vuole essere una risposta dove tu valuti e ti approcci alla salute, all'ambiente in una maniera diversa, in maniera olistica, ed è proprio una risposta per farti capire come uscire davvero anche da questo periodo di depressione psicofisica, che è davvero la depressione, il problema dei nostri giorni, dove manca questo approccio di comunità, di amicizia. Per cui do la parola a voi, che siete voi protagonisti di questo, e il mio impegno è di proseguire a interfacciarmi con qualsiasi gruppo politico, perché è un tema assolutamente trasversale, per cercare di calendarizzare la trasversalità. Poi davvero chiudo, è dettata anche da questo, dal fatto che non si capiva neanche dove incardinare la proposta. Poi è stata messa una commissione affari costituzionali, questa è una commissione molto seria, che ha affrontato tematiche di tanti tipi, per cui c'è la possibilità di portarla avanti. È chiaro che è una proposta che va su più piani: il piano ambientale, il piano sanitario, il piano economico e anche il piano costituzionale. A voi la parola e grazie ancora.
Grazie onorevole, la parola in questo momento a Milena Simeoni, mi correggo rispetto alla precedente specificazione, fondatrice dell'Ecovillaggio Lumen e parla a nome della rete europea Salus. Grazie. Sono un po' emozionata, mi aggancio alle parole dell'onorevole Zolezzi perché sono totalmente sintoniche con quello, ancora sin, totalmente sintoniche con quello che avevo preparato e non ci eravamo accordati e questo mi piace molto. E partivo dicendo proprio che proprio in quest'epoca, chiamiamola oramai epoca Covid, più che mai dobbiamo porre al centro un concetto di salute un po' più allargato, un concetto di benessere, un concetto di educazione e promozione della salute, e questa cosa non possiamo farla singolarmente, ma dobbiamo farla insieme. Cosa c'entrano le comunità intenzionali con questo ragionamento, con questa attualità? C'entrano e come? Perché le comunità intenzionali sono prima di tutto dei luoghi per promuovere salute e la promuovono in tantissimi modi. Ogni comunità sicuramente con una peculiarità di un certo tipo piuttosto che di un'altra, ma sono luoghi dove insieme si può realizzare un cambio di paradigma. Un cambio di paradigma che metta al centro la salute individuale, che metta in centro la salute sociale, che metta al centro la salute sanitaria, ambientale e non ultimo quella del pianeta intero, ma delle generazioni future. Dobbiamo assolutamente correre ai ripari e utilizzare il potenziale che abbiamo. Le comunità intenzionali sono un potenziale importante per attivarci personalmente per un cambio di paradigma. Mi piace parlare, se ci avessi visto le slide vi avrei mostrato un'immagine, ma provo a descriverla. E vorrei immaginarmi insieme a voi che ognuno di noi si trova nel suo bagno, magari lo immaginiamo un po' più largo questo bagno, nel proprio bagno, nella stanza da bagno con la famiglia intera, e il pavimento è allagato, questo allagamento continua a crescere, noi siamo lì con i secchi, le spugne, gli asciugamani e continuiamo a raccogliere quest'acqua, disperati perché non riusciamo a uscire dal bagno, siamo incastrati dentro il bagno a continuare a raccogliere l'acqua, siamo chini per terra con secchi, affaticati, stanchi, non ce la facciamo più. Credo sia giunto il momento di alzarsi in piedi con dignità, intelligenza e chiudere il rubinetto. E per chiudere il rubinetto bisogna fare promozione della salute, bisogna farla concretamente, non bisogna più teorizzarla, e le comunità intenzionali la fanno a loro modo da sempre. A tale proposito, per spiegare con un linguaggio più tecnico-scientifico questa metafora, mi sento di citare Richard Horton, ve la leggo perché non me la ricordo a memoria, e ho preso un estratto di una pubblicazione che è apparsa su, Richard Horton è il direttore di The Lancet, e il 26 settembre del 2020, quindi nello stesso giorno di più di un anno fa, dice: abbiamo sempre considerato il colpevole di questa crisi una malattia infettiva. Tutti i nostri interventi si sono concentrati sul controllare la diffusione dell'agente patogeno. La scienza che ha consigliato i governi è stata guidata soprattutto da esperti di epidemie e specialisti di malattie infettive, che comprensibilmente inquadrano l'attuale emergenza sanitaria in termini di peste secolare. Ma ciò che abbiamo imparato finora ci dice che la storia della Covid-19 non è così semplice. Interagiscono due categorie di condizioni: l'infezione da SARS-CoV-2 e una serie di malattie non trasmissibili croniche. La Covid-19 non è una pandemia, dice, è una sindemia. Una sindemia è, la spiega, e dice, questo significa che è necessario un approccio più articolato se vogliamo proteggere la salute delle nostre comunità. Mi piace aggiungere in questo punto che se pensiamo al concetto che l'individuo e la società sono sistemi complessi, non complicati e non semplici, quindi complicati dal latino, no? Che è spiegabile, cioè con pieghe o semplice, senza pieghe, complessi e intrecciati. Per risolvere problemi di un sistema intrecciato non dobbiamo occuparci solo delle singole parti, ma delle relazioni che sono maggiori, che queste parti intrecciano tra di loro. Allora termino con due pezzettini ancora di questo
citazione, nel caso di Covid-19 occuparsi delle malattie croniche sarà un prerequisito per il successo della sfida, sia nei paesi ricchi sia nei paesi poveri. Un approccio integrato può essere molto più efficace del semplice controllo delle malattie epidemiche e del trattamento dei singoli pazienti. Richard Horton dice: è necessario un cambiamento profondo. E prosegue. Questo cambiamento profondo, da anni, è portato avanti all'interno delle comunità intenzionali. Ognuno a suo modo, con le proprie peculiarità, si occupa quotidianamente, concretamente, di produrre salute. Per le comunità intenzionali la normalità è pensare che quello che seminiamo poi raccoglieremo. Per le comunità intenzionali è normale pensare che la responsabilità della salute propria del pianeta e delle generazioni future dipenda dalla responsabilità individuale e dalle scelte che quotidianamente portiamo avanti. Per le comunità intenzionali è normalità sperimentarsi al di fuori della zona di comfort, perché accolgono persone che non hanno mai conosciuto prima e sono in grado di costruire relazioni familiari con perfetti sconosciuti. Anche se questa cosa sembra così strana, in realtà la famiglia è fatta così, i figli si fanno non con consanguigni e quindi con persone che prima erano estranee, noi poi adesso l'abbiamo un po' dimenticato forse. E quindi le comunità intenzionali sono delle grandi famiglie all'interno della quale si diventa grandi, si diventa capaci di trovare soluzioni ai normali problemi della vita, solo che siamo molto più allenati. E oggi sappiamo che la resilienza, che è la capacità di adattarsi alla situazione, ma non di adattarsi e subirla, ma di crescere con la situazione, è un parametro di longevità sana, non voglio entrare in questo discorso, ma che viene misurata per esempio con un parametro molto interessante e molto trasversale, che è la variabilità della frequenza cardiaca, visto che l'onorevole si occupa proprio di salute del sistema cardiovascolare. Cosa abbiamo fatto? Io nel 1992, quasi per caso, perché non era nostra intenzione fondare una comunità, spontaneamente abbiamo partecipato alla nascita di Lumen, che è un ecovillaggio che oramai quindi fa i suoi 30 anni l'anno prossimo. E che cosa abbiamo sviluppato? Abbiamo sviluppato, datemi i tempi, bravissimi, quanto manca? Un minuto, sono indietrissimo. Va bene, abbiamo sviluppato uno stile alimentare molto in sintonia con la dieta mediterranea, con una salute relazionale. Scusate, c'è qualcosa? Ditemi, Federico. Una salute relazionale, una salute ambientale recuperando le strutture, riducendo l'inquinamento, una salute anche sociale, perché per esempio all'interno della comunità abbiamo un impatto sul sistema sanitario molto minore, abbiamo un percorso di crescita personale che non potrebbe essere, non si potrebbe fare senza, né per ridurre i conflitti, indispensabile per ridurre i conflitti e anche per relazionarsi con tutto quello che è il mondo esterno. Allora, tutto questo è entrato all'interno del manifesto del progetto Salus, che abbiamo proposto a 32 nazioni europee, una di queste nazioni ci ha risposto recentemente. Questo significa poter portare la promozione e l'educazione alla salute nelle nazioni europee e all'interno della, speriamo, anche di quella che è l'Italia in modo attivo. Chiudo dicendo che queste strategie sono... Sono entrate in questo documento che potete trovare sul sito www.salus.eu e che questo è stato appoggiato da 6 eurodeputati e 44 organizzazioni di tutta Europa. Facciamo salute con le comunità intenzionali e con le comunità europee e speriamo del mondo, tutti i giorni per vivere meglio. Grazie. Grazie a Milena Simeoni, tra l'altro è stato uno degli interventi molto incisivo e anche significativo. Oltretutto le tre comunità che sono presenti questa sera, che sono state tra l'altro tra le estensore della legge, sono comunità che esistono da diversi decenni e quindi danno attraverso la loro esperienza un contributo notevole alla credibilità delle comunità intenzionali. Ora passo la parola a Jason Nardi della rete italiana Economia Solidale.
microfono, eccolo qua. Grazie, buongiorno a tutte e tutti. Sono veramente molto contento di essere qui oggi, perché nel percorso di avvicinamento che abbiamo fatto come Rete Italiana di Economia Solidale con la rete degli ecovillaggi, con le realtà che esistono da tanto tempo in Italia, abbiamo visto che abbiamo veramente tanti aspetti in comune e ci siamo riconosciuti in qualche modo, e penso che questo possa poi riflettersi in un riconoscimento anche a livello legale e giuridico, che è quello che stiamo promuovendo insieme oggi. La Rete Italiana di Economia Solidale fa parte di un movimento più ampio che ha radici in diverse realtà e paesi. La rete fa parte di una rete europea che si chiama RIPES Europa, questa fa parte di un coordinamento di reti intercontinentali RIPES, e poi si relaziona con tante altre reti settoriali, intersettoriali, che lavorano sui diversi aspetti del vivere, dall'abitare a tutti i sistemi alimentari, alla produzione rilocalizzata e fatta con criteri sostenibili, circolari, giusti, equi, come il commercio equo, il turismo responsabile e così via. E tra queste reti c'è anche Ecolis, che è una rete europea che mette insieme tante realtà che si occupano di promuovere pratiche portate avanti dalle comunità stesse, community-led initiatives. Tra le altre reti c'è anche la rete europea poi degli ecovillaggi, che fa parte appunto di Ecolis, Gen Europe. Quindi, come vedete, c'è un complesso sistema di interrelazioni, e penso che questo di cui stiamo discutendo oggi, questa proposta di cui stiamo discutendo oggi, in qualche modo è il frutto di tante interazioni che ci sono in Italia, ma non solo in Italia, perché si sta ragionando di un riconoscimento anche a livello europeo. E condividiamo una piattaforma che si chiama Communities for Future, comunità per il futuro, e di fatto è questo di cui stiamo parlando, riconoscere finalmente queste esperienze, che non sono più sperimentali, ma sono sperimentate, e quindi possono veramente essere un'ispirazione a quello che dovrebbe essere il nostro futuro, soprattutto in un momento come questo, dove abbiamo una vista molto corta. Allora, vorrei indicare alcuni elementi che riguardano in qualche modo gli aspetti economici e sociali che porta questa proposta. Allora, da una parte le comunità intenzionali sono una forma di sovranità, che però non è sovranismo, è la capacità di autogestire, di mettere in comune, di gestire collettivamente, di curare insieme tanti aspetti della vita, e è di fatto una transizione ecologica vera, basata sui diritti individuali e collettivi. E è un ricreare comunità, è fare collettivo, una cosa che in questi tempi abbiamo in qualche modo perso per strada. E è anche un processo di innovazione o rinnovazione sociale. Parliamo molto di innovazione sociale ora con i piani nazionali di resilienza e così via, ma quale tipo di innovazione sociale intendiamo? Quale tipo di transizione? Senza un'idea politica e comunitaria chiara, non c'è vera innovazione sociale. Le comunità di cui stiamo parlando sono innovazione sociale, innovano il modo in cui ci relazioniamo insieme, e sono un progetto, come è stato detto giustamente prima, un progetto di vita cooperativo, mutualistico, solidale. Per questo vedo molte correlazioni con il cambio di paradigma che l'economia solidale
chiede. E infatti una delle cose che questo riconoscimento potrebbe accelerare, spingere attraverso le comunità, è proprio il collegamento con i tanti circuiti economici solidali che si sono sviluppati in Italia e in tanti altri paesi negli ultimi 20 anni. È stato menzionato il gruppo di acquisto solidale, i GAS, sono uno dei tasselli, diciamo, dei mattoni di questi circuiti, di cui fanno parte anche le comunità a sostegno dell'agricoltura, le CSA, le reti di economia solidale, che di solito sono regionali o territoriali, i distretti di economia solidale, ma anche le cooperative, le food coop, le nuove forme di cooperative dei consumatori, dove non si è solo clienti di una cooperativa, ma si è al tempo stesso parte integrante e decisori, diciamo, soci effettivi dell'impresa. E questo succede anche, per esempio, nelle comunità energetiche, dove non sono più solo un consumatore di energia, ma divento un coproduttore di energia. E questo cambia molto il mio ruolo, capisco meglio che cosa significa produrre in maniera diversa l'energia e autoprodurre, distribuire collettivamente, costruire insieme. Insomma, fare bene comune. E anche questo è un termine, credo, molto importante. Tant'è che ci sono delle altre proposte di legge sui beni comuni, sulla definizione, il riconoscimento dei beni comuni, in molti versi affini a quello di cui si sta discutendo oggi. Le comunità intenzionali sono anche una forma di rigenerazione urbana e rurale. E questo si sta ripercuotendo un po' in giro per tutta l'Europa, non è un fenomeno ovviamente solo italiano, ci sono tantissime forme di abitare cooperativo, sia urbano, sia in città, sia nel recupero di villaggi o borghi abbandonati che possono riprendere vita con un progetto specifico, fino agli ecovillaggi che hanno una comunità molto coesa. Ma questo non vuol dire solo autoreferenziale, anzi, molte di queste comunità sono aperte e diventano in qualche modo centri di educativi, dove si può avere una fattoria didattica, si può avere dei momenti per cui giovani possono andare a sperimentare che cosa significa vivere in una comunità, vivere diversamente. Le comunità intenzionali possono appunto far parte di quest'altra forma di economia che può non solo rimediare, ma passare oltre a tutti i danni che l'economia attuale ha prodotto. Questo lo vediamo a livello macrosistemico con la questione del clima, ma la questione del clima è, diciamo, il sintomo poi di tutta una serie di processi sbagliati con cui noi ci relazioniamo con la natura, con le risorse, con un pensiero estrattivista che non ha un'idea veramente integrata con i sistemi naturali e biologici in cui viviamo. E quindi anche quando parliamo di economia circolare bisogna stare attenti, perché economia circolare non vuol dire semplicemente consumare e poi riciclare. Bisogna agire da tutte le parti, consumare meno e riutilizzare, riparare, rimettere in circuito, diciamo interrompere la catena estrattiva, che è quella che sta danneggiando sempre di più il nostro ambiente, il nostro pianeta. Allora dobbiamo anche pensare a come queste comunità possono essere parte integrante di circuiti di piccola distribuzione organizzata, cioè di modalità in cui l'economia si rilocalizza e diventa un vero valore sul territorio. E questo riguarda anche le forme di lavoro con cui
oggi possiamo ripensare le nostre imprese, la nostra economia. E per terminare, penso che queste comunità intenzionali possono appunto avere tante forme diverse. Ci sono esperienze, e voglio citare questa proprio perché penso che sia simbolica, abbia lasciato un segno nel passato, che oltre a mettere insieme e ricreare comunità, creano nuova integrazione. Sto pensando all'esperienza di Riace, dove migranti e rifugiati sono stati reintegrati attraverso un'economia locale, collettiva, cooperativa, e una forma appunto che valorizzava le loro competenze. Era una comunità intenzionale? Poteva diventarlo probabilmente, e ce ne sono tante altre di questo tipo, dove appunto tra esperienze intergenerazionali o di integrazione di persone normalmente escluse dalla società possiamo veramente ricreare buone comunità. E voglio finire citando anche qui un termine, in questo caso Quechua, dalla lingua indigena in America Latina, che è un po' il simbolo delle radici dell'economia solidale, ma che io vedo benissimo funzionare anche per le comunità intenzionali, ed è il Sumakawasi, che significa, che è tradotto con ben vivere. Ben vivere significa integrare le esigenze e le necessità dell'individuo con la sua comunità e con la Pachamama, cioè la madre natura. Credo che se riconosciamo oggi tutte queste diverse e molteplici forme di fare comunità, avremo fatto un passo enorme in avanti. Grazie. Ringrazio Jason Nardi anche per l'accento sul ruolo inclusivo delle comunità intenzionali e sul lavoro sociale che molto spesso da tempo portano avanti all'interno del loro territorio e anche oltre, ivi comprese esperienze di carattere internazionale. Vorrei anche mettere in evidenza come le comunità si caratterizzano anche come modelli di produzione tendenti all'autosufficienza, possibilità di scambio, sviluppo ovviamente di una salute, come già stato ricordato, olistica, nella quale sia possibile contemplare tutti gli aspetti della vita della persona e la relazione stretta tra salute e ambiente, no? Che sono poi elementi chiave del nostro attuale essere. Dai la parola a Coboldo, presidente del CONACREIS e membro della comunità di Damanhur. Buongiorno a tutti. Abbiamo sentito cose molto belle, citazioni che sono sempre importanti perché richiamano una qualche forma di saggezza. Mi piace riprendere uno slogan, anche se non è bello parlare per slogan, ma andrà tutto bene. Andrà tutto bene se impareremo a fare rete. Cioè le cose che abbiamo detto oggi sono un motivo di riflessione. Perché fare rete? Noi già siamo espressione di rete, ma non basta. Dobbiamo guardare avanti. Le soluzioni sono le reti che coinvolgono non solo altre reti, ma coinvolgono le persone. Cioè coinvolgono chi di fronte a un'esperienza, a un modello, a qualche cosa di tangibile, in qualche modo desidera partecipare. Andrà tutto bene se i politici decideranno di usare magari logiche leggermente diverse, cioè non solo l'approccio tecnico. Una proposta di legge come questa è uno strumento, non è l'obiettivo, evidentemente. Nelle citazioni, in questi giorni sapete, gli amici mandano attraverso i social tutte le citazioni del mondo. Io ne ho trovata una che mi è piaciuta veramente molto, che è quella dell'ex presidente uruguaiano, Pepe Mujica. Viviamo comprando e buttando, ha detto ormai tempo fa, prima di Greta Thunberg.
Quello che stiamo sprecando è il tempo della nostra vita, che è l'unica cosa che non si può comprare. Beh, pensate, un politico che ha una visione più ampia e che parla di qualità della vita, ma di tempo di vivere. Ecco, questo credo sia una riflessione che noi possiamo fare nelle nostre comunità, nelle nostre reti, perché tutto è collegato, tutto è davvero collegato. Quindi non possiamo più pensare, quando parliamo delle autosufficienze alimentari, energetiche o finanziarie, non possiamo più pensare che le soluzioni riguardino solo i nostri gruppi, le nostre storie, le soluzioni riguardano tutto quello che è intorno a noi, tutto quello che vivo. Avete già detto molte cose che condivido in pieno. Credo che a questo si possano aggiungere alcune riflessioni, proprio immaginando un mondo che è fatto di tante diversità. Non c'è nulla di male in una produzione industriale sana che non squilibri l'ambiente e non sia un motivo di sfruttamento del lavoro, ma noi non ci contrapponiamo a un sistema che esiste, noi proponiamo di integrare con le nostre esperienze, storie, con il recupero delle culture indigene, recuperare proprio stili di vita, quindi modi di stare nel mondo, nel rapporto con la Pachamama. Noi dobbiamo recuperare quello e proporlo come qualcosa che sta dentro un complesso sistema industriale. Quando ero ancora a scuola si parlava di settore industriale maturo e purtroppo per me se ne parlava ormai 40 anni fa. Che cosa vuol dire maturo? Va bene, è un settore industriale che non può più evolvere, cioè non ha più spazio, anzi probabilmente va verso una sua involuzione, verso una fine. 40 anni fa se ne parlava in Italia, immaginando di rinnovare il settore industriale, cosa che ahimè non è esattamente avvenuta. Abbiamo creato un sistema globalizzato che ha i suoi vantaggi, indubbiamente i suoi vantaggi, anche in un contesto di lockdown può essere una soddisfazione guardare il computer e ordinare un prodotto attraverso Amazon, ma perché no? Tuttavia ci rendiamo conto che è un sistema fragile e nelle sue fragilità noi possiamo trovare qualche altro motivo di interesse, ad esempio proprio in un contesto locale allargato. Ahimè, non ci sono solo i portacontainer che si incagliano, ci sono anche gli scioperi degli autotrasportatori, i quali se decidono di bloccare le merci, oggi, in questa situazione sociale e politica, in 3 giorni abbiamo gli scaffali vuoti. Se avete notato, lo scaffale vuoto nel supermercato, la mancanza del prodotto che arriva da lontano, genera subito una qualche forma di reazione, che generalmente è una reazione violenta. Perché una società così fragile, che si basa completamente sulla globalizzazione, è perché perdiamo il punto di vista locale, la politica è territoriale, il territorio si tocca, si vive, e questo ci rende molto più consapevoli e meno fragili. Ora noi dobbiamo riuscire ad integrare le nostre storie, le nostre esperienze. Dobbiamo riuscire a farlo per recuperare proprio i valori che chi mi ha preceduto ha richiamato. Ma guardate, nella storia di Conakry ci sono tante esperienze di gruppi, di comunità, di associazioni soprattutto, e da tempo ormai discutiamo su queste esperienze. Prendiamo il campo alimentare. Il campo alimentare è evidente che riattivare produzioni locali significa rimettere insieme la voglia, il piacere di chi ha passione di fare le cose buone e in modo naturale, ma per integrarle ad un sistema di produzione industriale, di distribuzione industriale. Eppure in un momento di crisi una impostazione di questo tipo è una valvola di sicurezza fondamentale. Oltre al recupero di tradizioni, oltre al recupero del cibo pulito e tutto il resto, perché mette insieme le persone diverse fra loro, tra chi ha passione per produrre, tra chi lo fa ma non sa bene come relazionarsi, quindi vedete di nuovo il concetto di rete che viene fuori, che va coltivato, e se possiamo fare una nostra analisi critica della nostra storia,
probabilmente scopriamo che questo fare rete lo abbiamo sviluppato al nostro interno. Oggi è il tempo di portarlo fuori e coinvolgere quindi le altre persone, in modo che ognuno scelga tranquillamente e serenamente che cosa è meglio, che cos'è un cibo pulito piuttosto che acquistato in un supermercato, ma lo scelga liberamente potendolo scegliere, quindi se ne riscopra il valore. Ma questo è socialità. Cucire insieme le storie delle persone significa creare qualche cosa di vero in una socialità che oggi, in un contesto di malattia diffusa, si è inaridita quasi completamente. Oggi noi abbiamo paura. Quello che ci domina è la paura di un contagio ed è la paura che ci spinge a non avere relazione con gli altri. Dobbiamo stare distanti per sicurezza? Sì, va bene, ma la distanza parte da qui e parte da qui, cioè parte da quello che noi riteniamo utile e importante, la relazione con tutti gli altri. Ma immaginate cosa vuol dire in un comparto alimentare riuscire a produrre e a distribuire i gruppi di acquisto solidale, ma anche semplicemente i mercati di zona, cioè tutte le situazioni che rimettono in moto il piacere di scambiare, di conoscersi, come hai fatto a ottenere questa verdura, ma piuttosto che un'altra cosa. E immaginate che questo si possa estendere. Non parliamo mai dell'acqua, se non quando viene di moda la questione climatica. Ma avere persone sul territorio che si occupano di produzione alimentare, che si occupano di ambiente perché lo vivono, vuol dire anche quello. Cioè vuol dire anche avere l'attenzione all'acqua, che è la famosa risorsa che in futuro provocherà e scatenerà importanti speculazioni e conflitti, come già sta avvenendo. L'acqua va rispettata, va curata, va seguita perché sia usata nel modo migliore. Evitare lo spreco. Quando tu coltivi qualcosa sai se stai sprecando, quale fatica o quale valore stai sprecando. E lo stesso è per l'acqua. L'acqua non è un bene infinito, la natura la fornisce, ma attenzione, dobbiamo anche seguire i cicli naturali del pianeta, piuttosto che la nostra incredibile capacità di sprecare le risorse. Quindi anche attraverso la parte alimentare c'è una parte di attenzione che è fondamentale verso l'acqua. Ora, nelle nostre comunità si lavora una produzione naturale, si ragiona della conservazione, cioè non spreco quello che ho prodotto in eccesso, ma lo conservo, e quindi la conservazione chiude un ciclo fondamentale di produzione locale, di distribuzione locale, ma anche di consumo locale, che guarda a quello che è stato fatto prima. Noi dobbiamo riuscire, come si fa nelle reti, a collegare tutti i pezzi da dove inizio e dove finisco. Guardate che anche campo energetico, l'avete già citato, ci sono interventi importantissimi. Da tempo noi chiediamo che le case possano essere costruite con i materiali naturali, e non è una tendenza, è una scelta di vita. Sono più costosi? Forse sì, può darsi, ma alla fine, dicevano i miei nonni, chi più spende meno spende, cioè quando facciamo le cose in economia c'è la dispersione energetica, ci sono lavori da fare tre volte, quindi paghi tre volte rispetto a quello che hai risparmiato, ma è la logica della scelta dei materiali delle famose case, non più passive ma attive. Quindi addirittura sarebbe, diciamocelo, sarebbe bellissimo scavalcare i tedeschi a sinistra, no, invece di avere come obiettivo la costruzione di una casa che non consuma più di quello che ci serve, avere una casa che addirittura produce più energia, rilascia, mette in rete altra energia per altri. Ora, i materiali naturali, la possibilità di usarli, la possibilità di produrre energia, entrano in un contesto burocratico e legale fondamentale. In un paese come l'Italia, che, diciamolo francamente, riesce a complicarsi la vita a ogni iniziativa con una burocrazia che toglie ogni speranza rispetto a chi ha sistemi evoluti che nel giro di pochi giorni licenziano le richieste, ti orientano sul come fare. Ecco, noi dobbiamo puntare lì, ecco perché questa proposta di legge è uno strumento di riflessione, di azione, di fare qualche cosa
guardando anche tutto quello che può essere collegato. Io chiudo con la parte finanziaria, non se n'è parlato se non di sfuggita, la parte finanziaria che a noi interessa da sempre, una riflessione sana, non speculativa, sui modelli di valuta complementare, che non sono un'altra moda, anche se sono 100 anni che se ne parla in tutto il mondo, ma che sono un uso dell'economia, quindi del denaro, sempre di carattere locale, cioè sempre qualche cosa che ha a che fare con quello che stiamo facendo, scambiando, producendo, al quale diamo valore. Le valute complementari, se trattate seriamente, hanno corso legale senza alcun problema e sono parte integrante di un'economia, o meglio dovrebbero esserla. Invece di essere osteggiata come qualcosa che toglie al sistema finanziario o al sistema bancario, è qualcosa che aggiunge, perché aggiunge valore e la consapevolezza di questo denaro che noi utilizziamo sapendo come viene utilizzato. È incredibile la possibilità di renderti conto di come viene usata la moneta, la valuta, sapendo dove circola, cosa sostiene, rispetto ad un sistema mondiale che, senza essere critici per questo, è un sistema che non ti dà nessuna possibilità di verificare come il denaro circola e dove viene impiegato. La finanza, la questione finanziaria è molto più vicina a noi di quello che sembra ed è molto meno appannaggio dei tecnici di quello che si potrebbe immaginare. E la finanza è la vita, perché è il valore che diamo a tutto quello che noi facciamo. Più è lontana da noi, ai mercati finanziari, piuttosto che alle grandi speculazioni, alle bolle, come si dice, no? A qualcosa che non esiste, però io dandogli un valore ce l'ho lì. La valuta complementare è la finanza vera, è quella che si basa su quello che facciamo. In chiusura, visto che qui le citazioni vanno forte ed è giusto che sia così, a me piace citare Adriano Olivetti, che non era una guida spirituale, non era un guru, non era un filosofo, era un industriale, che a un certo punto nel 1945, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, all'inizio di una ricostruzione dell'Italia, scrive: se il mondo che nasce vuole evitare nuove catastrofi, occorre creare una società in cui la persona abbia la possibilità di esplicare la propria umanità e spiritualità. Una solidarietà concreta può essere espressa solo in una comunità né troppo grande né troppo piccola, che era già un concetto di rete importantissimo, sulle rovine di una società individualista, egoista, polverizzata in atomi elementari o accentrata nello Stato totalitario, nasce una comunità concreta che è parte di una società umana, solidarista e personalista. Un grande richiamo che oggi potremmo anche riprendere con molta umiltà, ma con grande coscienza e lucidità mentale, che richiamo a ricostruire le comunità locali che, integrate fra loro, creano davvero un paese che ha una coscienza, che è fatto da persone, non individui. La differenza fondamentale di Olivetti è: esiste l'individuo che pensa per sé e quanto tale, ma esiste la persona è consapevole e cosciente di quello che fa e di quello che intorno succede, perché lo sceglie. Sceglie di fare rete. Quindi buon lavoro all'onorevole Zolezzi e a tutti i parlamentari che vorranno sostenere questa legge futura, che sarà uno dei mattoni fondamentali di ricostruzione di una società che ha bisogno di ritrovare gli elementi che la tengono insieme. E questo è un pezzo di una colla, ma i sistemi che tengono insieme le colle sono tanti e dobbiamo costruirli insieme fra gruppi come i nostri, le reti, e il Parlamento, il Senato e i politici, che su queste riflessioni possono trovare la strada più concreta. Grazie a tutti. Bene, grazie a Coboldo. Sono stati toccati temi molto importanti che riguardano anche una sorta di economia sociale legata innanzitutto non solo attraverso la moneta locale, ma anche esperienze di economia del dono, per esempio, e che sono praticate anche da una parte degli ecovillaggi.
Vorrei anche mettere in evidenza l'importanza anche resiliente degli ecovillaggi rispetto ad una realtà globalizzata che va in una direzione catastrofica, oserei dire. Credo che il compito che noi abbiamo da dire è che il mondo è possibile come un altro mondo è possibile, ma dovremmo anche dire che dei pezzi, dei frammenti di questo mondo possibile già esistono e hanno bisogno di un sostegno e nello stesso momento anche la possibilità di essere un punto di riferimento per altri che vogliono tentare di portare avanti medesime esperienze di carattere comunitario. Grazie a Zolezzi, auguri ovviamente del lavoro e grazie soprattutto per il lavoro che state facendo a sostegno di questa legge e ringrazio i presenti e riterrei che a questo punto il nostro... Saluto solo, perché ci tenevo, la parlamentare Ruffino, non è del mio gruppo politico di Forza Italia, però una delle parlamentari che oggi voleva essere presente e quindi ci tenevo a citarla perché insomma adesso è in Commissione Ambiente con me, però entrambi abbiamo rapporti con la Commissione Affari Costituzionali, stiamo cercando di spingere per questa calendarizzazione, ci sono questi aspetti burocratici, anche a volte un po' antipatici, però speriamo di riuscire in qualche modo a trovare uno spazio per questa calendarizzazione. Grazie ancora davvero.